scoprire piano piano, passo per passo, on the road, sulla storia dei cavalli. Avete fatto, visto la conferenza stampa, avete visto quello che hanno, diciamo, che organizzano questa fiera. Questa è la fiera dell'entrata est, questa qua di dietro, e adesso vedete la fine. Di giovani che vogliono scoprire questo mondo dei cavalli, dell'equitazione, di tutto quello che comporta l'abito, la tendenza, la moda, il mangiare, tra il cavallo normale e il country americano e tutte le loro filruce del cavallo, dall'abito alla testa, dall'A alla Z, diciamo, anche i maniscalchi, tutto quello che c'è. Qualche secondo vedrete un po' come entriamo, come la credo stampa, tutto quello, e tra qualche secondo, sempre da TheWalker.net, sempre da Patrizia Bernardista, vi dà l'appuntamento all'interno dell'evento fieristico Fiera di Roma, e che ringraziamo sempre. Abbiamo anche uno stand, uno spazio espositivo di allestimento del relax della cultura. Noi TheWalker.net, studio PR e comunicazione. Tra qualche secondo ringraziamo sempre la redazione di TheWalker.net, il videomaker Linda Ice, la Giuliana Martucci, Davide Cecchini, Luca HD, Davis in Black, Cesare Crescenzo e tutti gli altri che collaborano con noi. Tra qualche secondo altre informazioni, altri piedi su Cavalli a Roma 2017. Abbiamo fatto tutto l'accredito, noi siamo, andiamo alla fetta dell'ufficio stampa, vediamo il nostro allestimento.
Benvenuti a Cavalier Roma, cedo la parola alla padronessa. Gli Gabriele Piccinetti, sono amministratore unico di Roma e con orgoglio vi dà il benvenuto alla quarta edizione di Cavalier Roma. Quest'anno molto intensa, molto importante e soprattutto grazie ai signori dell'esercito e a tutte le armi che veramente ci hanno dato l'onore di essere qui. Ringrazio il vice prefetto con noi, ringrazio il presidente della federazione e tutto noi. Veramente sarà un momento molto importante. Lasciatemi aggiungere una cosa prima di passare la parola a Giancarlo Guardi, l'organizzatore che spiegherà nei dettagli di tantissimi momenti importanti che avremo. Siamo, non lo sapevo, la regione con la taglia che qui più importante d'Europa. Perciò questo è un fatto ancora più importante per questa manifestazione immancabile della sera. Grazie a tutti. Associazioni, l'esercito e comunque tutte le istituzioni che hanno appoggiato questa manifestazione, hanno dato il loro contributo e il loro patrocinio. Quindi grazie davvero e saranno 3 giorni fantastici e cercheremo di crescere nel futuro per fare di Roma la capitale italiana e europea del cavallo. Avete voci?
Vabbè, perché l'incarnarsi della città non è solo della zona, bisogna gestire i progetti, sì, la parte turistica della zona, non è un problema, anzi sì, è un piacere imparare. Allora, cosa qui diciamo, oltre alla parte del turismo c'è anche la parte del turismo, questo, a chilometro zero, diciamo, si può proprio osservare tutto, diciamo che dovreste controllare in qualsiasi periodo di zona, sia gennaio, febbraio, luglio, dicembre. Beh, è più bello anche il colore. Una giornata, due giornate, qual è il vostro pacchetto, tra virgolette? I pacchetti poi magari si creano di mano secondo le esigenze del turista, ecco, noi alla fine siamo anche strutture private, io personalmente, ora non so loro, quindi... Ci sono anche i vini allora? Certo. Ah, ecco, non solo il formaggio! Beh, sì, come a livelli di prodotti gastronomici si presta molto. Sì. Ok, date un sito per dare questo, dove possono trovarlo questo? Thank you.
nostro percorso, equitazione, cavalli, evento cavalli a Roma, sempre alla Fiera di Roma, il nostro on the road sulla strada della fiera, siamo sempre pit stop camminando, vedete intorno gli eventi, qui ci sono l'esercito, esercito della difesa, l'esercito della difesa, con tutte le antiche e specialità, ci sono anche i cavalli. Tra qualche secondo altre informazioni con tuttetewalking.net. Fiera cavalli a Roma, oltre i cavalli di pari altezza, come vedete voi, ma ci sono anche di questo genere cavalli, pony, mini pony, ecco qua, vari colori, vari stili, altra visuale, altro modo di essere cavallo e nel mondo dell'educazione. A proposito. Preconfuori virtualmente su Cavalli a Roma. Siete davanti, sono davanti a una palla di fieno, la vado a toccare, è vera. Non è, io sono cittadino, ma il fieno lo conosco, è vero fieno, vede? Vedete? È vero fieno. Fumato sì, questo è un fieno per le vacche, i vitelli, per le corse di running, per apprendere il cavaliere, il cavallo e acquisire, tra virgolette, il cowboy di altri tempi. Ma il cowboy moderno è anche queste esibizioni. Vi ricordate Buffalo Bill? Ecco, più o meno Buffalo Bill. Buffalo Bill in versione 3.0 online. Immaginate che se ci fosse stato Buffalo Bill, cosa ci sarebbe reso? Con internet, con gli eventi, le fiere c'erano all'epoca. Venne a Roma. E noi portiamo Roma nel futuro tradizionale, fusion, un connubio tra tradizione, antico, storia e realtà del mondo equino, nel mondo del cavallo e del mondo delle box e delle stalle. Piacere ragazze o ragazzi, chi è? Chi viene con me? Cavalli al 2017, siamo vicino a dei cavalli veri, non del nord naturalmente, che portano il calesse, ma nella realtà del nord Europa c'è quello che potrebbe essere il calesse o il carro da lavoro. Adesso andiamo dietro. Qui siamo nel villaggio del mulo, asino, cavallo, 50 cavallo, 50 asino. Qui è un mulo, in natura non esiste, ma un mulo di un'associazione per tipo il country all'americana. Allora, ricordiamo una cosa, il cavallo dura fino a una certa età, il mulo lo mostriamo sul petto, che dura 50 anni, può durare 50 anni con un essere umano, 50 anni, però loro, no? Naturalmente non nasce, però diciamo, ce l'ho spiegato che il mulo non può riprodurre lui stesso, ma viene un ibrido tra cavallo e asino. Devono essere una volta due animali diversi e unire e diventa questo animale, bellissimo animale, da qualsiasi tipologia di equitazione, ossia fa anche salti fino a 1,20 m, sia in natura che sul terreno, naturalmente per l'ipoterapia, per le passeggiate, per gli eventi. Tra qualche secondo date walker.net e Patrizia per Battista vi dà un appuntamento a 3 news.